Amici di Quarta Parete, buon pomeriggio, sono qui ai giardini della Filarmonica Romana, qui sulla via Flaminia. Sono in occasione appunto della 26ª edizione dei Solisti del Teatro e questa sera appunto assisteremo a uno spettacolo e nella circostanza io continuo a ritrovare questi personaggi che ho incontrato già 2 mesi fa, insomma, ecco, nella fattispecie la signora Paola, buonasera Paola. No, guarda, già ha Ha sbagliato già tutto. sbagliato. Ecco, io mi chiamo Chloe. No, Sì, certo. io No, sono vabbè. Chloe e lei è la signora. Ragazze! Insomma. Va bene che la pazienza è la virtù dei Ecco, forti. la voce del direttore chiaramente Noi qua rimette. dobbiamo organizzare il summit per la pace del Sì. mondo. E dovremmo anche collaborare insieme. Insomma, mi pare che l'aria non è molto cambiata rispetto L'aria è a. tesa, è molto tesa. Però c'è il sole, quindi dovete venire questa Sono sera. le No, sette e mezza, non c'è lo il dica che ha sole. smesso di Sì, piovere. ha smesso di Ma piovere. sì, Ecco, ma questo mi sembra quando un ha smesso di appello, piovere? mi sembra un appello È proprio importante. subito. Il cielo è terso, come si dice in E la gergo. cosa più importante, sta per arrivare una persona che allegramente, o allegramente? Allegramente. Allegramente. Pulirà le vostre sedute. Guardate. Ecco. Ecco, quindi mi pare che sia un messaggio di rassicurazione, Di pace, di di pace, pace, di di pace. pace. Ecco, no, io in realtà questa conversazione volevo iniziarla proprio rispetto a 2 mesi fa, no? Cioè, ma gli equilibri mondiali a che punto stanno? Si parla di banane. Si parla di Ecco, sì. banane. Sì. Gli equilibri, Ah, gli i equilibri, famosi i equilibri. famosi equilibri. Beh, bisogna sicuramente sempre cercare. Qua siamo tutti in disequilibrio, secondo me, Direttore, totale. lei che cosa ne Ma pensa? io credo che il potere non consista tanto nel raggiungimento del traguardo prefissato, quanto nella capacità, lei vede questa capoccia, Scusi, di direttore. accogliere e ad ascoltare il prossimo. E forse qualcuno questa sera ci riuscirà, quindi vi ricordo l'appuntamento, 21:30, Giardini della Filarmonica, via Flaminia 118, lei sarà dei nostri naturalmente. Naturalmente, Guardi in ecco. camera. Sì, naturalmente ci sarò, La insomma. strategia del colibrì, la strategia del colibrì, non dimenticate la strategia del colibrì. Quindi bisogna Tra l'altro essere. saremo tutte legate ma anche un po' bagnate questa Quindi sera, perché bisogna mantenere ottimismo, direttore. E quindi fortunate. La prego di non interrompere. Esatto. Interrompo? Sì, anzi, dei congiuntivi Non mi mi impiccio. interrompa? Non mi Non mi interrompa. interrompa. Sì, Ecco, no. l'ottimismo è fondamentale per far sì che il tutto venga condiviso in maniera strategica e funzionale nell'equilibrio interiore della bistematica binaria. E tutto questo può essere funtenendens lententlatos. Esatto. Volevo associarmi ai saluti alla sua signora, se lo ricorda, sì, ecco. Sarà sempre un piacere poterla Ecco, posso sollecitare. rivolgermi alla signora Roberta Calandra? Mi Con le consente? dovute Cautele. motivazioni e cautele, certo. Cautele, cautele. Allora, Roberta. Scusi un secondo, vado perché dice che ripiove e devo rificcare i panni. Ah, così? Sì, solo un attimo. Brutalmente. No, no, dice che non piove più. Ecco, il direttore ci ha lasciato, insomma, adesso ci rivolgiamo a Roberta, appunto. Allora, Guardi, per fortuna ho sì. Max Vado al telefono, Ah, per perfetto. fortuna, perché io Abbiamo. non ho più nulla da dire, come insomma già Pirandello ha sperimentato, i Sì. personaggi scompaiono. I personaggi Quindi scompaiono. accettiamo in diretta Ecco. Max Vado, così Sì, io e lo non avrò più facciamo e nulla da lo dire e lui avrà cose più avviciniamoci. sensate delle mie. Buongiorno Max. Ecco, avvicinati, avvicinati. No, di qua, verso di Giralo, lui. giralo, ecco. Allora Max, io stavo interpellando qui le signore e naturalmente il direttore, no? L'Augusto direttore mi verrebbe da dire, Presidente, chiami insomma. presidente. Presidente, scusa, Chiami presidente. presidente, presidente. Allora, in realtà il testo scritto da una persona apparentemente equilibrata con Roberta Calandra Superficie. è stato un po' sparigliato da te, no? Allora, il testo, come tutti i testi, va interpretato, anche Pirandello non va fatto in maniera pedissequa, altrimenti si rischia Nessuno. di morire di noia, come si dice. Bisogna un po' entrare dentro la psicanalisi del testo. In questo caso ne abbiamo non solo fatto la psicanalisi del testo, ma anche la psicanalisi dell'autore, dell'autrice in questo caso, Non per sa cui quanto ho abbiamo scoperto. risparmiato. Esatto, è tutta roba che facciamo risparmiare al suo psicanalista. Per cui ci siamo messi nei panni di chi scrive un testo sulla pace nel mondo facendolo interpretare da due donne e un presidente. Ma per cui abbiamo detto, qui c'è una follia creativa talmente forte che non poteva rimanere inespressa. Non potevamo appiattire la follia di Roberta Calandra, dovevamo per forza sfruttarla al meglio.
che è stata amplificata da quella di Vado, da quella di Bashir, Mazzoni, Ghetti, insomma, uno normale non l'abbiamo trovato a collaborare a questo Ma lavoro. poi è successa una cosa straordinaria che dovrebbe succedere sempre, e insisto con questo concetto, cioè sia l'autrice che gli attori all'inizio hanno detto che stiamo a fare, l'ho letto sui loro volti, che stiamo facendo. Dopo un po' invece arrivò la consapevolezza di fare qualcosa che aveva un senso Questo è definitivo. ottimismo, Vado, questo è L'ottimismo, sì. ottimismo. Senso. Però, secondo me, durante le repliche hanno capito ancora di più quelle passate, e stasera ancora di più hanno capito che c'è un senso da rispettare, che è comune, voglio dire, il palazzo lo costruisco io, ma poi le stanze, come affrescarle, come arredarle, che libri metterci, come orientare il letto, lo decidono gli attori, ecco, per cui. E secondo me va fatto in questa maniera ormai il teatro, si sta spostando, non c'è più il testo rispettoso, non c'è più il vecchio teatro col primo attore al centro che a un certo punto fa il monologo. Ci siamo un po' stufati di Sì, questo. un po' di teatro scontato che vada fuori dai canoni mainstream, no, caro Max? Sarebbe ora che si trovasse un sistema comune per smontare il vecchio teatro, rispettabilissimo, da cui tutti abbiamo Certo. imparato, e ancora continua con i suoi stilemi, e che lo portassimo da un'altra parte, perché siamo nel 2019, non più nel 1980, dove Giulio Bosetti faceva Enrico IV con lui al centro e tutti gli altri devono stare fermi quando lui faceva il monologo. Insomma, non esiste più questa cosa. Potrei dire un po' per fortuna. Poi ci sono ancora due o tre mostri sacri, con Max, Valentina Cortina, proprio una. Perdonami, per restare nel tema, no, dello spettacolo, una domanda topica, ma il tema della pace può capitare che sia affidato anche a persone incompetenti? In questo caso è. Bella domanda. Politici ci governano così come dei banchieri che amministrano le banche, così come non siano, cioè ormai la generazione scorsa poteva fare delle cose interessanti, ma questi sono tutti figli della generazione scorsa che non hanno studiato, non c'è stato passaggio di censo, per cui si sono ritrovati a fare i capitani d'industria o i politici solamente per passaggio di testimone, ma in realtà non hanno la competenza per. E così come anche è successo nel nostro mondo, per cui tanto vale affidarlo a chi se lo prende. Edoardo De Filippo diceva: il teatro è di chi se lo prende, perché lo trovo un concetto rispettabilissimo. Vado, a Vado. proposito di prenderlo, Ecco. volevo sapere quanto li fanno i crauti a Berlino? Allora, Questa diventa. stamattina stavo in un mercatino dietro Ecco. Alexanderplatz e mi sono Oh. fatto questi wooster con i crauti, una roba con tutta una Il salsa al curry, prezzo. curry wooster, come dicono, e ho pagato 2,50 il curry wooster, 3 euro l'hot dog con i Si crauti, può fare. e devo dire Bene. straordinario. Allora Max, noi ti ringraziamo per questo collo questo ti ringraziamo per questo collegamento dalle lande teutoniche. Berlino Est. Scusami? Berlino Est. Ah, Berlino a Est, Berlino sono Est, Berlino Est. appunto. E Allora, vorrei dire che, concludiamo. visto che noi non amiamo i luoghi comuni e Certo. non amiamo gli stereotipi, siccome ogni grande viaggio comincia da un piccolo passo, Sì. state assistendo all'inizio della decostruzione del teatro con questa Bene. intervista, volevo Perfetto. dirvelo. Bene. Max, grazie mille. Perché devo guidare il camper Non fino alla prende fredda cornice. i reni, mi Ah, e non raccomando. lasciate i cani l'estate, Ecco, Max. facciamo un appello di non abbandonare i cani, Max. Allora, più che non abbandonare i cani, il nostro cane non ha abbandonato noi e ci porta in vacanza. Sono contenti di così. Così Chi deve abbandona i essere. cani? Così come chi gli spara, un cretino. Va bene. Continuiamo a decostruire tutti insieme. Esattamente. Max, grazie Grazie. mille, buon proseguimento di viaggio. Stasera, se fate male vi ammazzo. Ecco, Grazie, vi ammazzo. caro. Ciao, Ma come divertiti. si parla di pace e tu vuoi ammazzare qualcuno? No, no, ancora no, ma se la fanno male, male, ho delle mie spie stasera. Va Ah, bene, va grazie. Sempre perché bene. noi non amiamo i paradossi. Non li Esattamente, amiamo. esattamente. Allora, grazie Max Vado, grazie a Livio Bescir, grazie a Barbara Mazzoni, a Valentina Ghetti, e naturalmente, che è sparita, Ma e dice cose naturalmente, cose stranissime. stranissime, Sì, ecco. bacini, non lo so. Bacini, baciotti.
Grazie a Roberta Calandra. Ecco, grazie anche a Roberto Calandra. Venite qui ai Giardini della Filarmonica, ore 21:30, la strategia del colibrì. Grazie ragazzi, grazie.